E la ciurma? E penso fosse prevedibile. Cioè, vedete il mio faccione in mezzo sospeso nel nulla, ma va bene, è tanto che non ci vediamo. E in effetti, come potete vedere, là è uscito l'aggiornamento, quindi ciao partita con l'Egitto. È sparita. Che facciamo? Ne rifacciamo un'altra nuova? O torniamo indietro? Penso che al momento tornerò indietro. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ehi la ciurma, come vi dicevo, siamo tornati nella vecchia patch, diciamo, nella vecchia versione di Imperator Rome per poter continuare questa nostra avventura con l'Egitto. Allora, io sinceramente non ricordo più assolutamente niente, se non il fatto che queste truppe qua non sono nostre. Avevamo appena vinto una guerra contro Kush, cioè appena 2 puntate fa, se non ricordo male, ne avevamo vinta una in passato contro la Frigia. Che adesso è un pochettino ridimensionata, ma è abbastanza forte comunque. Avevamo forse dei casus belli contro qua la Blemmania, possibile? La Blemmia. Può darsi, vediamo un attimo com'è la nostra situazione. Declare war. Abbiamo qualche casus belli? No, non abbiamo un casus belli per annessione. Allora, intanto facciamo andare avanti un pochettino il tempo. Oh, che lag spikes. No, tutte queste lag spikes non mi piacciono. Non so da cosa siano dovute, ma brutta storia, brutta storia. Allora, vediamo un po'. Come punti non siamo messi malissimo. Manpower non siamo messi benissimo e come tesoro siamo messi abbastanza bene, diciamo, no? Più 19 al mese, ok. Come truppe nostre però non ne abbiamo tantissime. Abbiamo queste più altre che stavano tornando, se non ricordo male. Ah no, si erano fermati qua. Perché abbiamo avuto dei problemi di barbari in passato e quindi avevamo dovuto spostare delle truppe, se non ricordo male, perché c'erano stati. Oh, ma è terribile, che chiese c'ha oggi? Boh. Spero che non sia troppo grave perché non è per niente bello da vedersi, ecco. Poi male che vada, oh, inizieremo un'altra partita con un'altra nazione, non so. Allora. Qui il nostro vicino Cirenaica, da chi è occupata? Asbistea Orde. Dov'è l'orda di Asbistea? Scusate, cos'è questa roba? Aspettate un attimo. Ci torno tra un attimo. Allora, Krateuas vuole avere degli incarichi importanti. Ma ultimamente ha cercato di premere ancora più cioè per ottenere questi incarichi. Mentre avremmo potuto metterlo normalmente ovunque. Senza creare delle offese a lui o creare delle voci. L'entusiasmo di Krateuas ci ha messo in una posizione scomoda. Dobbiamo affrontarlo con molta attenzione. Allora, diamogli il lavoro. Cosa otteniamo? Archidamo perde 20 di lealtà. E Krateuas prende il suo posto. Bene,
Epiproxenos. Cioè, questo Krateuas vuole prendere il posto di Archidamo. Da quanto ho capito. Archidamo ha 9. E lui ha 8. Non è gravissimo, se non per il fatto che questo probabilmente ci si inimicherà. Però è vecchio. Oh. 10 prominence. Quanto prominence ha? 35. No, non mi piace questo. Rischio guai, ma... Difesa dei forti più 10%. No, mi spiace. Non abbiamo bisogno di soldi, di così tanti soldi in questo momento. Questo... Cioè, la... Cirenaica. Oh, era un ricercatore e amico del Basileo. Oh, è morto. Mi spiace. No, dicevo, noi potremmo dichiarare guerra. Non c'hanno un Kaiser di manpower, hanno 7 coorti, sono alleati con qualcuno. Esporta la Frigia e importa da noi. Ma scusate un attimo, se noi facessimo dei claim sulla... Proviamo barca cirenaica, marmarica o sirtica? Sirtica è la marmarica, ce l'abbiamo già anche noi un pezzo, vero? No. Scusa, cos'hanno loro di marmarica? Non hanno niente di marmarica. Boh. Dire... Ah no, in questo forse di Marmarica, vero? No. Boh. Provincia della Cirenaica. Ci sta. E direi che possiamo anche quasi prepararci, in realtà. Perché... Questo cos'è? Marmarica? Sì! Questa regione qua è Marmarica. Questa è Cirenaica. Beh, ci sono due uomini qua, non è grave. Questa zona qua è molto più importante. Allora, hanno delle navi loro? Ah, ci manca il tizio qua. Quello ha bisogno di... Alto carisma. Questo non è male. Sì. Callistratos. Ok. Possiamo spendere per una nuova invenzione. Vada. Allora, disciplina più 5%. Costa meno le navi. National Commerce Income. Build Cost. National Citizen Output. Oratory Tech Investment, Diplomatic Range, Change Governor Policy. Technology Speed. Guarda quel Technology Speed. E poi direi. Prendiamo 5% di disciplina, che non sta male. Cosa c'è sbloccato? Va, altra roba sulle navi. Niente particolarmente esaltante. Allora, il nostro problema è che gli eserciti che abbiamo sono pochi. E non abbiamo tanto manpower, quindi dovremmo farci bastare questo. Il problema è che qui non abbiamo tutte province che hanno tantissimo. Là è tutto deserto. Terrain map mode. Questo è tutto deserto. Allora io direi che questi li posso muovere in qua e mi prendo la flotta. Dove l'avevo lasciata la flotta? Qua. Ok. Allora, portiamola. Ok, la flotta qua, così. Allora, se noi li carichiamo su navi, teoricamente dovrebbero metterci meno tempo e prendere meno attrito ad arrivare fin qua. Poi queste dovrebbero essere delle regioni abbastanza buone come mantenimento, nel senso che comunque
Supply limit, dove posso leggerlo? Attrito. Supply limit 15. Beh, non è tantissimo. È comunque. Cioè, questo che è più interno me ne dà di più. Però dà attrito perché è deserto. Ok. Quindi va bene, ma fino a un certo punto. Allora. Qua le navi sono arrivate intanto. I nostri 19.000 sono arrivati. E farei che... No, no, non sono i miei questi. Ah no, questi sono i miei. 15,8. Che sono dei mercenari questi? No, sono solo leali al loro comandante. No, forse sono anche dei mercenari. Sì, mercenari di Kenamide. Oh. Avevo appena spostato sta gente. Porca d'una miseria. Ma di stabilità, tra l'altro, sono al massimo. Non niente di espansione aggressiva e balle varie. Allora, fatemi un attimo marce forzate e... Boh, muovetevi in qua. Perché qua prendete attrito, tra l'altro? Ah, perché qua la provincia è già considerata deserto. Porca miseria. Allora, tutto questo non è per niente buono. Ma non riusciamo a guadagnare manpower un po' più in fretta? Allora, possiamo costruire un pochettino più di training camp? Sì, dove posso costruire i training camp? Ovunque? Mettiamo un po' di training camp così a caso. Ho speso praticamente tutto, ma... Ok, dovremmo sconfiggerli di brutto. Ok, dove si muovono quei tizi là? Dopo gli devo togliere Forced March perché sennò non recuperano gente. Ok, barbari sconfitti. Allora, portiamo queste truppe qua, che intanto devono recuperare un po' di gente perché... Ma comunque i soldi ne recuperiamo abbastanza, eh? Non abbiamo troppi problemi per quello. Disloyal character, ce n'abbiamo uno completamente sleale. Automated armies, sono questi perché non ci sono leali questi. Sono leali a... Meleager Lagid. Il problema è che se io mando questi a picchiare la Cirenaica, poi cosa mi capita con quelli? Mi vengono a picchiare loro in faccia forte forte? Come sono messi la Cirenaica? Hanno 15 coorti adesso, porca miseria, ne hanno tirate su. Probabilmente hanno preso dei mercenari, non lo so. Ma da dove vengono sta gente che li sta occupando? Scusami. No, va bene, ma... No, qua che sono... Abstide Horde. Ah, sono dei barbari. I barbari hanno sfondato i confini e li stanno attaccando. Oh, porca miseria. Dobbiamo provarci. Adesso ne hanno di truppe, comunque. Hanno 15... Oh, mi manca un trofeo, aspettate un attimo. Mi serve qualcuno buono di... Vada con Antigono. Non so se rischiarmela, porca miseria. Forse non conviene, ragazzi, non ora. Non ora, ho troppo poco manpower, più che altro per quello, perché se perdo manpower la Frigia mi attacca di nuovo, ciaone. La Cartagine non è in ottima forma, Roma si sta espandendo di brutto, quello è vero. Quello è vero, ma se invece cioè, picchiassimo... No, la Blemmy è ancora più forte, porca miseria. La Panfilia... Vorrei importare papiro. Ok.
Non ci fa perdere niente, quindi ci sta, dai. Allora, niente, quindi adesso siamo bloccati per un po'. Siamo bloccati più che altro perché... ecco, lo sapevo. Allora, voi andate di Forced March. Dove stanno andando? Heroopolis. Andate, magari salviamo Heroopolis. Perché se continuano ad arrivare barbari a un tasso così alto, eh? È uno schiavo in più ad Alessandria, va bene, ma cioè, potevamo anche farne meno. Alessandria sarà piena di schiavi adesso. Infatti abbiamo 53 schiavi. È vero che produrranno un sacco di robe, però... Ogni 13 schiavi fanno un vetro in più. Ma abbiamo tantissimo vetro. Cosa ci facciamo di tutto questo vetro? Allora, scusate ragazzi. Muoviamo un po' di... Ah, però ci costa... E se promuovessimo un paio di tizi? Ci costa 10 di questo. Ma ne promossi un paio. I freemen cosa ci danno? Manpower. Un po' di manpower in più non ci fa male. Non mi spiace. Questo non ve lo possiamo fornire perché ci serve davvero parecchio. Abbiamo per caso finito di costruire quegli edifici giù? Sì, qua sono tutti costruiti. Too few people to call IRA per un altro edificio. Eh sì, sono praticamente disabitati sti posti. Civilization value qua è 35 e sta crescendo. No, Barbarian Power. Ma c'è un indicatore del Barbarian Power qua? C'era, mi pare. Barbarian Power. Allora. Qua abbiamo 0,35. Ma c'è un Barbarian Stronghold qua? E qua anche, ma come fai a tirare giù un Barbarian Stronghold? Major Barbarian Activity. Cioè siamo pieni di gente che vuole invaderci qua, eh. E anche la Cirenaica qua non sono messi benissimo. Cioè, c'hanno questi qua. Allora, cerchiamo di capire un pochettino di più di questo discorso dei barbari. Allora, ma intanto, scusate, questa roba qua cos'è? È un impassable terrain? Ok. Qua c'è la Nabatea però. La Nabatea è alleata con qualcuno diplomaticamente, scusate. Casus belli sulla Lizia. Il guarantee dalla Frigia. Che è un bel casino, no? Non ci conviene picchiarlo. Ma la Lizia che è in guerra con chi? Tamud, Saba, Takif. E garantisce Kedar. Però scusa, è invasa tantissimo da chi? Da Tamud? Cioè, sono delle province un po' del Kaiser perché è pieno di deserto là, c'è cioè da morirci di deserto praticamente. Allora, Marketplace ci dà più tasse, più commercio, più civilization. Questo è più Fort Lever e questo è Population growth e slave happiness. Però allora il problema è che... Allora potrei mettere effettivamente dei...
A small shrine. No, direi che non ne vale la pena spendere tutti quei soldi per così poco. Allora, il Barbarian Power, qua potrei mettere effettivamente degli edifici che diminuiscano il discorso qua, aumentando un pochettino la Civilization Value. Però qua c'è una Major Barbarian Activity. Allora, facciamo così, che guardiamo un attimo sul web. Che cosa mi dice? Allora, com'è che si chiamava quel tizio? Allora, no, mi spiace. Barbarian Stronghold, vero? A Barbarian Stronghold Imperator Rome, vediamo cosa ci dice al riguardo. How to get rid of Barbarian Spawns? E ci facciamo dare qualche info in più, insomma, per sapere come. Ah, ok, dicono che c'è effettivamente in questa versione un bug per il Barbarian Spawn. Qua dice che Barbarian Stronghold until the end of game. Quindi l'unica cosa che posso fare è aumentare un pochettino la Civilization Value vicino a quelli tosti, quindi direi qua, 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 e non ho più soldi. E vediamo un po', dovrebbe. Adesso 0,7 di possibilità che spawnino. Qua 02 010 08 ogni mese. Sono dei grandi casini questi, però effettivamente. Adesso voglio vedere qua per la Civilization cosa mi dava? Mi dava. Meno 001, che niente. Papiro, ok. Beh, secondo me il Civilization Value però di questa zona qua, che non è influenzato da questo discorso. No, qua come Civilization 32. Barbarian Growth meno 0,16. Speriamo che diminuisca un po' questo discorso, però non è che posso costruire edifici ovunque. City buildings è solo. Krateus o Callistratos? Ma proviamo ad andare a Callistratos. Non ci sono holdings. Ok. Giugno, vediamo un attimo cosa cambia adesso. Boh. Marketplace has been. Ok, qua è 33.
Brain growth è sempre meno 0,16. Service in value meno 0,01. Secondo me è definitivamente rotto, visto che ci conviene iniziare una nuova partita a sto punto. No, mi spiace. Chi è mancato qua? Orator Advance. Accetti questo? Vada. Il problema è che qua spawneranno continuamente dei barbari a caso, proprio a romperci l'anima. Come è messa la Cirenaica adesso? Ha ripigliato le province occupate e probabilmente saranno messi meglio. 6 coorti e 7 di manpower. Non hanno soldi però. Country Civilization Level più 2%. Allora, adesso che il Country Civilization Value è cambiato. Cambia il nostro Barbarian Power. No, un Kaiser. Questi salgono più in fretta. Sì. Perché con la media dell'Egitto è 51-50. Ma già, recuperare Manpower è una delle robe più lunghe del mondo. Allora, questi li mando qua. Allora, tanto il casus belli ce l'ho. Cosa faccio poi? Creo delle altre truppe? Non so quanto mi convenga più che altro, perché porca miseria, ho pochissima gente. Questi sono i miei. Ma questi sono mercenari. Vabbè, non abbiamo vinto le Olimpiadi questo giro. Cosa mi chiedono? Papiro, va bene il papiro. Questi sono dei mercenari che mi costeranno anche un sacco di soldi, però. Però ne ho bisogno al momento. E li manderei. Oh, dove posso mandarli che non mi rompano l'anima? 5% di attrito. 3,30, 1, 4,5. 0, vai. Datela. Ma con. No. No. Con marce forzate, ragazzi miei, perché sennò. Qua mi prendete un attrito della muerte. Ok, e. Boh, vabbè, a parte che tanto no. Cioè, li pago quelli, non è che pago gli uomini. Adesso gli uomini è quello che più problema perché. È un bel casino perché. From Pops. Dovrei forse aumentare un pochettino le Pops. Dai, ci proviamo con questa guerra. Proviamo. Ma direi che questo video è durato abbastanza, quindi direi che ci proviamo nel prossimo episodio. Io vi saluto e vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al mio canale se per caso non l'aveste già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti e buona giornata.